DS Automobile e Gozzini SRL hanno inaugurato ieri, martedì 27 febbraio, il nuovo concept di showroom firmato DS che incarna i valori del marchio. Design, tecnologia d'avanguardia, raffinatezza e cura poliedrica del dettaglio. Il salone si trova a Rovato e sarà un punto di riferimento per i tanti bresciani amanti della Maison DS. Nel nuovo DS Salone è stata presentata in anteprima anche la nuova nata di casa DS, il DS7 Crossback, SUV dalle prestazioni eccezionali, che adesso andremo a scoprire insieme a Riccardo Gozzini, CEO del DS Salone di Brescia. Questa sera abbiamo l'anteprima e siamo onorati di questa cosa, di avere l'anteprima di DS7 in questa nuova location che abbiamo adibito solo per DS7, e una location che attualmente sarà poi sostituita da un'altra più importante nella città di Brescia. Però in questo momento è uscita una cosa carina e speriamo che sia piacevole anche per i visitatori e per i nostri potenziali clienti. Abbiamo un concentrato di tecnologia, oltre che del savoir-faire francese, di tutto quello che è il lusso alla francese, è concentrato in un'automobile con tante piccole e grandi soluzioni che sono quasi uniche per questa automobile, sono quasi uniche anche nel mercato dell'auto. Ad esempio possiamo avere una buona parte di guida autonoma, possiamo avere sospensioni adesso veramente molto confortevoli e che si adattano in tempo reale al fondo stradale, possiamo avere una scelta di una motorizzazione con lo stesso motore, avere più livelli di motore, come avere più motori in una macchina sola. Vale la pena poi di provarla, è una macchina da provare con tutta una serie di veramente di comfort, di plus che sono da provare. La vettura è dotata di un'illuminazione, di una fanaleria che si adatta in funzione della luce che c'è all'esterno. In una città molto illuminata potrebbe ridimensionare quello che sono il suo fascio luminoso, mentre quando si va in una strada buia il fascio luminoso aumenta e aumenta l'intensità della luce, pur mantenendo i fari anabbaglianti. Poi c'è la funzione con i fari abbaglianti in automatici se non ci sono macchine che vengono di fronte, diciamo. Dal mercoledì potremo avere alcune vetture da far provare ai clienti, ai potenziali clienti o chi volesse solamente conoscere questo tipo di automobile. Francesco Calcara, DS Brand Director. Siamo oggi qui al DS Salon di Brescia, che è il settimo salon aperto in Italia nell'arco del 2018. La strategia del gruppo è molto chiara, è quella di avere DS come marchio premium, e un marchio premium che abbia tale connotazione deve avere tre pilastri fondamentali: una rete indipendente, un prodotto eccezionale e sicuramente una customer experience che sia per un cliente premium una coccola, un tailor made, quindi un abito su misura. Oggi siamo qui all'inaugurazione che segue un format centrale che abbiamo realizzato, che si chiama Quintessence de Paris. Perché? Perché DS è innanzitutto un marchio di lusso francese, un marchio premium automotive che ricalca quelle che sono il savoir-faire tipico delle maison del lusso parigino. Le ritroviamo sia all'interno della nostra vettura che nell'estetica accattivante. Tutto questo unito alla grandissima tecnologia che da sempre contraddistingue il marchio DS sin dalla sua nascita nel 1955, quando la famosa DS Pallas sconvolse il mondo dell'automotive portando una serie di innovazioni tecnologiche uniche nel panorama automobilistico.